Ambiente al via le comunità energetiche, il Consiglio regionale ha approvato la legge con 31 voti a favore e un astenuto. Agricoltura no all'unanimità alla produzione del cibo sintetico, approvata la mozione del PD, primo firmatario Marco Niccolai. I consiglieri di tutti i gruppi hanno firmato la petizione di Coldiretti a difesa delle produzioni made in Italy. Una legge per dare ulteriore impulso alla promozione delle comunità energetiche rinnovabili, quali punti focali della transizione energetica e strumenti fondamentali per la creazione di nuovi modelli di economia ecologica, basati sul localismo energetico e il contrasto alla povertà energetica. Questo l'atto che l'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato alcuni giorni fa, con 31 voti a favore e un astenuto dopo un lungo dibattito e soprattutto dopo un lungo lavoro di approfondimento degli uffici e di tutti i consiglieri. Il testo, infatti, come ricordato dalla Presidente della Commissione Attività Produttive, Ilaria Buggetti, è la sintesi tra tre diverse proposte di legge presentate rispettivamente da Vincenzo Ceccarelli del PD, Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani e Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. Sentiamo le parole di Ilaria Buggetti del PD. Abbiamo appena approvato la legge sulle comunità energetiche, è un tema sicuramente che è molto caldo in questo momento, un tema molto sentito non solo dalle imprese ma da tutte le comunità, dai comuni, dalle associazioni e anche dal terzo settore. Io voglio ringraziare tutte le forze politiche che hanno contribuito a costruire un testo, quindi arrivando ad un solo testo dopo che erano stati presentati tre testi di legge, quindi abbiamo fatto un lavoro tecnico tutti insieme, perché il valore di questa legge era proprio quello della alta condivisione che dovevamo avere da tutta l'Aula consiliare. Ringrazio anche la Giunta, gli uffici della Giunta, e con questa legge noi andiamo e abbiamo messo in bilancio un primo step di 100.000 euro che serviranno come sperimentazione, dopodiché si aggiungeranno i 20 milioni che già la Giunta ha stanziato. Diamo un indirizzo forte che è attento alle imprese, che è attento al sociale, che è attento a tutta la comunità e quindi al grande tema della povertà energetica e della transizione ecologica, rispettando quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030 ma anche del Piano Nazionale sull'Energia. Quindi è un nostro contributo a dare quegli indirizzi e a far sì che la comunità energetica diventi un patrimonio culturale di tutta la nostra regione. E con questo pensiamo di aver iniziato un percorso che piano piano andrà a strutturarsi. Tutto è perfettibile e migliorabile. In commissione ci siamo confrontati su tutto, ha detto Elena Meini della Lega, auspicando risorse più consistenti per dimostrare quanto si creda in questo progetto. Soddisfatti del lavoro fatto in seconda commissione, condiviso all'unanimità, un lavoro anche lungo perché comunque ci sono state diverse visioni politiche anche sul tema delle comunità energetiche rinnovabili, però oggi si arriva a una condivisione di una proposta di legge. L'unico punto su cui a noi abbiamo chiesto un impegno, l'assessore Monni se l'è preso finalmente, è quello che i 100.000 euro che vengono stanziati oggi con questa PDL non sono sufficienti, quindi chiediamo un impegno maggiore da parte della Giunta dal punto di vista delle risorse economiche, e quello che ci auspichiamo è che gli enti locali, privati, le associazioni siano interessati a questa proposta di legge delle comunità energetiche rinnovabili, perché veramente potrebbe essere una risorsa che fa da volano all'economia e alle energie rinnovabili della Toscana in un momento di crisi come quella che stiamo attraversando. Soddisfazione anche da parte di Stefano Scaramelli di Italia Viva. Una legge importante, un sostegno anche finanziario da parte della Regione Toscana su quello che è un progetto veramente innovativo. Abbiamo voluto privilegiare questa possibilità di fare comunità nella produzione e nell'accumulo dell'energia qualora vengano costituiti da associazioni anche di volontariato, soprattutto il mondo del no profit, e nel contempo la possibilità di integrare le comunità, appunto, di cittadini, di imprese, di realtà che nelle piccole realtà soprattutto possono andare a produrre energia e condividere quella che è oggi un bisogno collettivo. Ovviamente le risorse della Regione Toscana andranno a favore essenzialmente delle realtà no profit e di persone e di soggetti svantaggiati, e questo è un elemento di novità assoluta del quadro normativo regionale e nazionale.
di proposta esaltante che dà risposta comunitaria, democratica e solidale, ha parlato Diego Petrucci di Fratelli d'Italia, nonostante la nota negativa delle poche risorse a disposizione. Fratelli d'Italia ha votato favorevolmente all'inizio del percorso sulle comunità energetiche perché riteniamo essere un bellissimo modo di mettere insieme il pubblico e il privato, dove il pubblico fa la locomotiva, il privato, che sia il singolo cittadino o un'azienda o un'associazione o un gruppo di imprese, segue appunto il pubblico nella previsione di risparmiare i costi energetici, è un tema assolutamente attuale, nel dare una risposta al cannibalismo finanziario di tante società multinazionali che stanno speculando sull'energia, nel dare una risposta locale, municipale, una risposta di sovranismo comunitario ai tanti problemi che attanagliano appunto l'ambito dell'energia. Una risposta che oggi parte con questo avvio di percorso. Noi lo diciamo francamente, non siamo del tutto soddisfatti della legge che ha prodotto oggi il Consiglio regionale, ci sono messi troppi pochi soldi, ci sono dei meccanismi di governo, delle procedure che non ci convincono fino in fondo, ma abbiamo voluto fare un'apertura di credito anche rispetto agli impegni della maggioranza di rivedere il testo di legge subito nel primo trimestre del 2023, dove, per quanto ci comunica oggi in aula l'assessore, verranno investiti 20 milioni di euro. Comunque una bella risposta della politica a tanti cittadini e a tante imprese che chiedono appunto un intervento in questo senso. L'Aula di Palazzo del Pegaso, prima di votare la legge, ha approvato all'unanimità anche un ordine del giorno. Primo firmatario Vincenzo Ceccarelli del PD, che commenta l'argomento. Sì, le comunità energetiche sono uno strumento, una risposta importante per poter acquisire maggiore autonomia e ridurre i costi dell'energia. Ovviamente ce n'è bisogno per quanto riguarda le famiglie, per quanto riguarda le imprese. Noi con questa legge, che tra l'altro ha trovato poi anche una sintesi unitaria all'interno della Commissione, vogliamo favorire la nascita delle comunità energetiche e intendiamo supportare e finanziare questa nascita attraverso la formazione, attraverso il riconoscimento anche delle spese di progettazione e poi la Giunta allocherà risorse europee per circa 20 milioni. Crediamo che questo sia veramente uno snodo fondamentale che la Toscana deve cogliere e quindi dobbiamo fare tutti gli sforzi e dare a disposizione tutti gli strumenti affinché le comunità energetiche nascano e nascano in un numero più possibile elevato. La Toscana, tra l'altro, dal punto di vista delle energie rinnovabili, ha anche un grande vantaggio che è quello della geotermia, una possibilità che abbiamo noi e poche altre realtà del mondo. Se a questo aggiungiamo uno sforzo anche per quanto riguarda l'idroelettrico, il fotovoltaico e l'eolico, credo che possiamo veramente puntare ad una autonomia nei prossimi anni senza neanche aspettare troppi decenni come qualcuno paventa. E l'importante è appunto lavorarci in maniera puntuale e con intensità, e questo è un passaggio che noi abbiamo inteso affrontare dando appunto questo strumento in più di supporto alla nascita di queste comunità. Soddisfatto anche il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Sono davvero orgoglioso che il Consiglio regionale abbia approvato oggi una delle prime leggi in Italia sulle comunità energetiche. Sostenere le comunità energetiche vuol dire indirizzare la Toscana sempre più verso il green. La Toscana ha l'obiettivo di diventare una delle regioni più green d'Europa. Stiamo facendo già tanto con il fotovoltaico, con la geotermia. Le comunità energetiche servono a costruire condizioni per cui anche piccoli territori, piccole comunità si possano mettere insieme e possano produrre energia verde. Questa è una sfida di civiltà e sono felice che oggi il Consiglio regionale abbia fatto la sua parte.
Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione a sostegno della mobilitazione contro il cosiddetto cibo sintetico, promossa da Coldiretti insieme a Campagna Amica, Filiera Italia e World Farmers Markets Coalition, presentata dal gruppo PD, primo firmatario Marco Nicolai. Una mozione di cui sono primo firmatario e che è oggi all'ordine del giorno del Consiglio, affinché il Consiglio regionale si esprima a sostegno di questa battaglia, che è una battaglia molto importante, che deve vedere la Toscana in prima fila, perché una regione che fa dell'agroalimentare di qualità un tratto della propria identità, oltre che della propria economia, non può che essere in prima fila in questa richiesta e in questa battaglia che Coldiretti ha lanciato e che ci deve vedere tutti insieme per garantire appunto la qualità del nostro settore agroalimentare. E i consiglieri regionali hanno firmato la petizione della Coldiretti, con la quale si chiede al governo di intervenire per contrastare la produzione dei cibi sintetici. Sentiamo Stefano Scaramelli di Italia Viva. No, ringraziamo ovviamente Coldiretti dell'iniziativa e l'ufficio di presidenza ha voluto che fosse oggi presente all'interno del palazzo durante il consiglio regionale. La nostra è stata la prima mozione ad essere depositata, quella a mia firma, e credo che oggi venga discusso. Abbiamo chiesto all'inizio della seduta il collegamento in anticipo rispetto all'ordine del giorno e questo riteniamo che sia opportuno. L'Aula l'ha accettata, quindi c'è una condivisione bipartisan e mi auguro, se qualora sarà possibile, che il nostro atto, al quale verranno poi collegate per rispetto anche altri atti di altri partiti, possa poi essere approvata all'unanimità dall'Aula. La Toscana è vicina ovviamente al mondo delle produzioni e quindi ovviamente al mondo delle associazioni di categoria che ovviamente stanno difendendo le nostre produzioni e soprattutto la nostra tradizione e la nostra cultura anche alimentare. Occorre tutelare le eccellenze dei nostri territori, ha detto Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani. Siamo un paese in cui l'eccellenza agroalimentare, come dire, la fa da padrone, quindi dobbiamo in tutti i modi, in tutte le sedi, riuscire a tutelare quelle che sono le nostre eccellenze, le nostre tipicità, farlo con determinazione, con convinzione, soprattutto in sede europea. Il Made in Italy, inteso come cibo, inteso come eccellenze enogastronomiche, che sono anche spesso traino per il turismo, sono una voce per il nostro paese importante anche in termini di PIL. Quindi tutto il settore dell'agroalimentare merita il nostro massimo sostegno, soprattutto ora, in questo momento particolarmente difficile, con i rincari, in cui anche Regione Toscana dovrà fare la propria parte. Quindi non solo un gesto simbolico, ma che si deve accompagnare naturalmente anche a tanta sostanza, risorse e diciamo un sostegno politico a tutto tondo. Soddisfazione anche da parte di Vittorio Fantozzi di Fratelli d'Italia, Elena Meini della Lega e Ilaria Buggetti del PD. È una priorità per Fratelli d'Italia, lo è da sempre, lo è da prima che fossimo al governo, lo siamo oggi. Recenti sono gli interventi in aula del ministro Lollobrigida, l'impegno preso anche dal nostro premier Giorgia Meloni, quindi chiaramente oggi siamo a dare manforte a Coldiretti per questa battaglia che in questo senso è proprio una battaglia di civiltà. Una firma che non poteva mancare dal parte del gruppo Lega. Abbiamo presentato la prima mozione per l'attenzione della carne sintetica in Consiglio regionale nel 2021. Un tema sentito che noi abbiamo riportato a livello europeo, a livello nazionale e oggi in Consiglio regionale. E abbiamo detto no perché per noi la tutela dei prodotti Made in Italy, la dieta mediterranea, la culla della dieta mediterranea, patrimonio dell'UNESCO, è base in Toscana, quindi non potevamo che accogliere questa petizione ringraziando Coldiretti per averla portata all'attenzione della politica, un tema veramente sentito, ci batteremo in tutte le sedi perché non possiamo accettare che in Italia e in Toscana si possa vendere e commercializzare la carne sintetica. Abbiamo raccolto convintamente questo appello di Coldiretti perché riteniamo sia giusto per tanti motivi, sicuramente non per un motivo ideologico, perché non è questo che ci spinge, ma sicuramente in questo momento la difesa della nostra agricoltura, del nostro brand, delle nostre aziende e anche ovviamente quelli che saranno gli effetti, la ricaduta sanitaria sull'utilizzo di queste carni sintetiche che ancora non sappiamo. Quindi c'è sicuramente un motivo di sostegno alle nostre imprese agricole di qualità, che sono anche la nostra caratteristica da un punto di vista dell'enogastronomia della Regione Toscana e da un punto di vista della salute, che ci sembra importantissimo, perché finché non ci sono approfondimenti al di là della ricerca credo sia necessario andare in questa direzione e usare molta cautela quando si parla del cibo e della salute dei cittadini.
Infine le parole di Coldiretti. Sentiamo Simone Ferri Graziani, presidente di Coldiretti Livorno. Noi diciamo grazie alla Regione Toscana, al Consiglio, al Presidente Mazzeo e a tutti i consiglieri per questa importantissima iniziativa a tutela delle produzioni agricole italiane, del Made in Italy e contro appunto la commercializzazione di cibo fatto nei bioreattori. Con la firma i consiglieri stanno, devo dire, in maniera veramente importante dicendo sì a questa proposta di legge che vuole mettere al centro l'agricoltura, l'agricoltura tradizionale, l'agricoltura fatta come si fa da sempre nella nostra Toscana, nella nostra Italia. In generale in una settimana abbiamo raccolto 15.000 firme, con oggi pensiamo di arrivare a 17.000 firme e devo dire che è veramente un risultato eccezionale per dire no al cibo sintetico ma sì al cibo naturale. Questo è importante perché abbiamo trovato un'enorme condivisione da parte di tutti, oltre che dalla politica naturalmente, anche dalla società civile, dai nostri agricoltori ma anche da tutti quelli che hanno a cuore l'Italia, le produzioni tipiche e il prodotto legato al territorio.